Giovanni Fois, è inutile che dormi, lo sai che lo devi fare. No, non lo faccio. Invece te l'hanno chiesto, quindi vedrà, lo no, devi fare. No, ma l'ha fatto Ciccio Gamer con Joker. Tu sei Giovanni Fois. Ma me l'hanno chiesto, ma io non voglio farlo. Allora, o lo fai, o stasera niente cena. Vedi tu che devi fare? Cosa sbaglio? Attenzione. Sì, andiamo, va. Però facciamo così, io lo faccio, ma voglio una promessa da parte vostra e anche da parte mia, perché giuro lo faccio. Oltre che in questo video andremo a provare le novità del McDonald's, ma andremo anche fuori dall'Italia in questo video, perché molto vicino a noi è tornato un panino molto speciale, lo vedremo più tardi. Io comunque faccio questo video, ma voglio farvi una promessa. Vi porto 2 McDonald's nel mondo in cui non siamo mai stati, di cui il menù è totalmente differente, ci sono tantissime cose, io l'ho già visto, so già dove andare, ma non voglio spoilerarvelo, voglio un po' di supporto. 30.000 like e 2.000 commenti e vi porto in 2 McDonald's in cui nessuno di noi è mai stato. Andiamo, che il McDonald's ci aspetta. Allora, per prima cosa in questo video siamo venuti al centro di Arese per provare le novità del McDonald's. Stiamo parlando del Spicy Grand Crispy McBacon e dello Spicy Grand Crispy Chicken. Più la salsa crispy e un altro panino che io non ho mai provato, dei My Selection, che mi ero messo come curiosità di provare. Ma cosa più importante, gli occhi un pochino più esperti se ne saranno già accorti, questa qui è la nuova collezione Okami Zone, tutta la colorazione crystal blu dei joggers, la tuta, questa qui la tuta che già trovate in altre 4 colorazioni se non sbaglio, il colore carta da zucchero su tutta la collezione con il dettaglio della scritta in bianco, mentre la nuovissima pump cover crew neck la troviamo sempre in carta da zucchero con il ricamino qui sopra bianco e sotto ovviamente l'iconica pump cover. La pump cover è la cosa che più viene venduta sul sito, trovate tutta la collezione qua sotto nel link in descrizione sul sito Camizon. I prezzi vi basta guardarli da voi, sono super accessibili, ma se vogliamo metterci un extra col codice FOIS10 avete il 10% di sconto su tutta la collezione. Date un'occhiata a tutte le collezioni che ci sono qua sotto nel link. Intanto entriamo, che secondo me ci sarà un bel po' di fila di domenica. Allora, intanto portiamo a termine la nostra missione di oggi, cioè siamo al McDonald's e sono usciti da pochissimi giorni quelli là, li vedi? I nuovi Crispy McBacon, sia quello col chicken sia quello normale. Però se noi stiamo qui in fila, la guardia ci toglie il cellulare, non ci fa riprendere, quindi andiamo lì nascosti. C'è da dire che proprio a questo McDonald's l'ultima volta ho mangiato i nugget spicy, quelli che avevano la panatura piccante, manco troppo male, io apprezzando molto il piccante, ecco uno dei motivi per cui stiamo facendo questo video, che a me piace il piccante e voglio sapere se sono effettivamente piccanti o no e se sono più buoni di quelli normali, perché se il Crispy McBacon l'hanno migliorato, torniamo a mangiare al Mac tutte le settimane. Non so se te ne sei accorta, ma tutti stanno ordinando i panini spicy, cosa che in realtà in America fanno panini spicy in tutti i fast food da anni, e noi in Italia è difficile che avevamo panini nei fast food piccanti. Ci stiamo evolvendo piano piano, quindi vediamo un po' come sono. Oh, eccolo qua. Guarda che bella insegna, allora, gigante. E lo sto prendendo tutti, guarda, sto guardando tutti quanti. Io voglio fare il sacchetto, mangiamo poi perché non ci sarà posto manco a pagarlo. Allora, spicy. Spicy. 1, 2. Qui sono novità, non li abbiamo già provati questi? Sì. Questi qua li dobbiamo prendere. Prodotto singolo. Quindi la salsa crispy è spicy. Poi prendiamo questo qui con menù. E il menù mettiamo delle patatine normali. Poi aggiungiamo della salsa crispy, che non si sa mai. Io proverei il My Selection Chicken Avocado. Allora, comunque dobbiamo pranzare noi. Cioè io c'ho fame. Abbiamo il Spicy Grand Crispy McBacon. Vabbè, il menù. Quello con il chicken, la salsa crispy e questo qua. Perfetto. Vai. Bottino preso. Ci sono voluti solamente 40 minuti di fila. Ma non era un fast food una volta? Sai che questa cosa di prendere il McDonald's di domenica è proprio da italiani. Mamma mia, sì. Secondo me è proprio una cosa tipo cultura italiana, come il pranzo della domenica dalla nonna. C'è chi va dalla nonna e chi va al McDonald's. È assurdo, era pieno di gente. Comunque io sono abbastanza curioso di provare i panini oggi. Anche perché cioè, fa un odore il Mac. Ma oh, comunque è assurdo come ogni volta che prendi il Mac fa sempre lo stesso odore. È il McDonald's, sa di McDonald's, ragazzi. Mamma mia. Ce lo mangeremo in macchina. E quando dico ce lo mangeremo, me lo mangerò in macchina. Dato che la Memli. Ah, ma qui. Cos'è sì. successo? È uscita tutta la Coca-Cola? È proprio uscita tutta la Coca-Cola, ragazzi, si è annacquato tutto. Olè. Bello. Allora, intanto abbiamo la salsa Crispy McBacon, super novità del McDonald's. Vabbè, leggendaria salsa del Mac. Sa di Crispy McBacon. Eh beh. Proviamo. Madonna, che buona. Questa la aspettavamo tutti. Al Mac nessuno prenderà mai più il ketchup alla maionese, ve lo dico. Iniziamo con il My Chicken Avocado. My Selection, sempre selezionati da Joe Bastianich. Troviamo questo panino con... Mazza, bello zeppo. Un secchio d'avocado, 2 strisce di bacon che posizioneremo magari un pochino meglio. Che è questo cavolo?
cavolo cappuccio. Beh, devo dire che sembra super juicy. Sembra molto buono. Sono proprio curioso. Io non faccio testo perché è una settimana di dieta. Mi ricordo adesso perché da piccolo sgaravo sempre al Mac. Dopo una settimana di riso e pollo, gallette. Ho le papille gustative che stanno limonando tra di loro. Per me, quando si impegnano nel fare la panatura del pollo, sono proprio bravi. Secondo me fanno dei capolavori. Sono sempre fan del pollo invece della carne al Mac. Il formaggio, super saporito, si sente. Buona combo col cavolo cappuccio. Palesemente tanto sapore di avocado. Cioè proprio è bello strong, però ti stai prendendo un panino con l'avocado e vi posso assicurare che è buono in realtà. Il bacon, da quello che sto vedendo anche in giro, ultimamente lo fanno molto più crispy, quindi è un grosso punto in più per il Mac, perché per un bel periodo ti ricordi com'era, no? Anche una nota asprina, non so da dove viene, forse dal cavolo cappuccio, ma gli do un buon voto. Sarà che ho tanta fame, lo sto cominciando a capire ora, ma secondo me per essere un panino del McDonald's è nell'Olimpo probabilmente. In un'ipotetica classifica da 1 a 10 nel McDonald's gli darei 8 come voto. Gran crispy Mac Bacon spicy. Credo che molti di noi abbiano visto il video in cui l'hanno provato Ciccio Gamer e Joker, e secondo loro è poco spicy. Cioè non si sente molto il sapore dello spicy, te lo stai a comprare diverso e non trovi quello che ti danno in più. Ma secondo me siamo in quella direzione in cui l'Italia si sta adeguando al resto del mondo, portando il piccante nelle cose commerciali come il McDonald's, il Burger King, perché in America danno delle scelte tra non piccante e piccante. Cioè se uno vuole mangiare piccante, se lo mangia piccante. Qui in Italia ancora dobbiamo abituarci, e quindi ci stanno cominciando a inghiottirci la pillola, secondo me. Te mettiamo il piccante, anche i ragazzini possono reggere questa tipologia di piccante, ma più avanti, più o poi, metteranno veramente tanto piccante. L'ho detto, Allora, che abbiamo? Solito crispy, l'odore è sempre quello. Allora, che abbiamo? Solito crispy, l'odore è sempre quello. Io vi direi, guarda come è più crispy il bacon in confronto al passato. Non si può dire che non ci sia il piccante, perché io già dal primo morso nel retrogusto sento pizzicare. Pizzica pochissimo, ma è quasi un'esaltazione del sapore. Cioè, quel piccante molto tenue, come quando mangi il guacamole che fanno qui in Italia. Che sì, ok, è piccantino, c'è stampato di peperoncino, ma lo senti. Cioè, lo senti poco. Ci sono proprio dei tocchetti di peperoncino sopra la salsa, vedi? Di oltre ai cetriolini abbiamo anche il peperoncino. Guarda che si sente. Ora, se uno regge il piccante e è abituato a mangiare i peperoncini calabresi, ovviamente è un'altra storia, però per me è un plus. È il crispy con un po' più di sapore. Secondo me è una buona aggiunta. Secondo me il crispy Mac Bacon è solo che è migliorato. Cioè, tipo tu adesso il crispy Mac Bacon come lo prenderesti? Spicy o no? Sempre spicy. Tu sai di mettere il peperoncino dappertutto. Sono curioso ora di provare quello col pollo. Gran crispy chicken. Qui ce n'è molta meno. Mazza, doppio pollo fritto. Di questo è quel pollo fritto che non so se mi piace. A me piace più quell'alta panatura. Poi la salsa qui c'è. Chi vi dice che non sa di peperoncino è perché non c'è papille gustative. Lo spicy dietro c'è. Mi viene voglia di bere. Cioè, in questo momento ho voglia di bere Coca Zero. Perché proprio sento il piccantino in bocca. È il pollo fritto del McChicken, quindi non è quello di prima. Ma è veramente buono. Meglio quello con la carne, forse, in questo caso. Del Gran Crispy, però io il peperoncino lo sento. Cioè, devi dire che se prendi un pezzo senza salsa è un po' normale. Però guarda qua al centro ora, che c'è un bel po' di salsa. È un bel assaggio qua. Io vi dico che se ve lo mangiate e non sentite il piccante è perché siete rotti. Per me ci stiamo solo preparando quello che sarà il futuro dei fast food in Italia. Comunque abbiamo appena iniziato il video, Cioè, questi erano i primi panini. Ora dobbiamo andare, dobbiamo viaggiare adesso. Torniamo in Svizzera al McDonald's, che ricordiamo essere uno dei McDonald's più buoni del mondo. Riprendiamo il CBO e vediamo come lo fanno in Svizzera. Comunque dal centro di Arese a Chiasso, dove sta il primo McDonald's in Svizzera, è super vicino, quindi se qualcuno di Milano e dintorni, la parte nord, vuole andare in Svizzera a prendere il CBO, potrebbe anche farlo. Come ho già detto, secondo me il McDonald's svizzero è il più buono di tutti. Ma nei prossimi due posti dove andremo, secondo me cambierà totalmente tutto. Sono talmente tanto esotici e diversi che sarà tutta un'altra storia. Hai detto esotici. Ops. Ed eccoci qua al McDonald's subito dopo la dogana, dove c'è il centro commerciale. E la cosa bella che tu non sai, io proprio in questo McDonald's, io qui ci mangiai durante la settimana solo fast food, e nel giorno in cui ero venuto qua in Svizzera, anche con Luca Riscacciati, era il giorno in cui era uscito il mio famosissimo video di Nusret, che io mi ricordo quel video fu il video con il mio record di visualizzazioni sul canale in 24 ore. Quando ancora YouTube funzionava. Andava virale, esatto. Ed era come TikTok adesso. Esatto. Sì. Ti è mancato il CBO? È tornato, ma solo per breve tempo. Aspetta, dalla foto la panatura sembra quella del McDonald's.
McDonald's in Portogallo, quello del CBO. Io mi ricordo che il CBO aveva il pollo fritto del McChicken, come quello che abbiamo preso poco fa, esatto, sul Grand Crispy. Però ho capito, noi avevamo anche unito il chicken, quello del My Selection, con il CBO, che è diventato la fine del mondo, perché il pollo fritto del My Selection ha una panatura più croccante, diversa e molto più saporito, come quello che avevamo nel My Selection di poco fa. E secondo me qui abbiamo proprio quella tipologia di carne, secondo me potrebbe essere la svolta. È proprio vuoto. Buongiorno. Buongiorno. Allora, CBO. Subito. Comunque vuoto. C'è un silenzio assordante. In soggezione, vero? Sì. Cioè, come se stessimo facendo qualcosa di sbagliato, sì, a mangiare qua. Eccolo qua. Ci possiamo mettere qui? Comunque non abbiamo ancora fatto di nuovo, guarda che fa caldo. Oh. Questa qui è la pump cover, con la scritta bianca che richiama il bianco del pantalone, ma potete anche abbinarla a pantaloni più chiari e a scarpe bianche. Che succede se ora la apriamo e ha davvero quel pollo croccante? Wow. Oh, mamma mia, ragazzi. Guardate il pollo. Sì. Vorrei specificare una cosa. Noi sembriamo così esaltati per un cavolo di panino del Mac. Speriamo. Per il semplice fatto che noi letteralmente viviamo la nostra vita a dieta. Sì. Quindi per noi già questo è tipo oro colato, ok? Lo è. Vado. Sentiamo il crispy. Mamma mia. Ho preso un bel boccone. Sì, esattamente. Del CBO che ho creato lì. In Portogallo. In Portogallo. Cioè, il tutto, il sapore, il bacon, la salsa, tutto ti riporta in mente il sapore del CBO originale. Ma non c'entra niente. Guardate la panatura. No, guardate che grado di panatura là dentro. Poi dentro ci sta, vabbè, cicciotto di pollo. Però guardate quanto è grossa la panatura. Sì, morbida, sì, all'interno e croccante all'esterno. Ultimamente stiamo mangiando cose veramente buone durante il giorno di sgarro. E beh. C'è il crispy da qua, My Selection da qua, questo è qui. C'è proprio... Vabbè, ma il CBO è anche uno dei tuoi panini preferiti. Per ma cui... in generale la Svizzera è il posto più bello del mondo dove mangiare fast food, perché non so, fast food 10 Svizzera, euro. Devo dire che ha tanti lati positivi, eh. Diamo un morso qua dietro dove c'è proprio la parte di pollo. Oddio, guarda che pezzettone. Raga, ma guardate quanto è spesso, sembra americano sto pollo. Godo. Godo come se non ci fosse un domani. No, è completamente diverso dagli altri panini di prima, ma proprio la carne, il pollo, cioè proprio il pollo è proprio diverso, anche il bacon è più saporito. Riesco a riconoscere molto meglio il sapore del bacon che accompagna sto cacchio di pollo che è invasivissimo, che è proprio croccante, super crispy, invasivo, ma che senti tutto, salsa, insalata, pane, tutto senti. Faccio uno spoiler, siamo solo all'inizio dell'anno, ma sto per partire per 10 giorni. Vi porterò la serie del Mac se supportate questa. Vi basta mettere un commento, un like, ragazzi, scrivete pure se siete arrivati fino a questo momento del video, CBO. Comunque, da sempre per sempre, il McDonald's di Svizzera regala gioia, eh. In più, se vi interessa saperlo, il CBO rimarrà qui, ci hanno detto, per ancora 3 settimane, perché dura solamente 4 settimane in totale, è uscito pochi giorni fa. Non so chi di voi fa il giorno di sgarro una volta a settimana, dopo una settimana di riso e pollo, ma questa è proprio una sensazione bella. Comunque, detto questo, vi ricordo che dobbiamo partire. Vi ricordo che se volete vedere altri video così e continuare la serie, 30.000 like e 2.000 commenti. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi, accendete la campanella, perché sennò YouTube non vi manda notifiche. A gennaio, soprattutto quest'anno più che mai, non manda notifiche per nessun video. Quindi se vi siete persi dei video vecchi che abbiamo fatto di recente, andate a recuperarli, perché sul canale escono sempre 2 video a settimana, ma purtroppo YouTube decide di non farlo vedere a tutti. Detto questo, vi ricordo il nuovo drop Okami Zone, del link qua sotto in descrizione, codice sconto FOIS10 per avere un 10% di sconto su tutte le collezioni. La roba già costa poco, in più la scontiamo, che volete di più? Noi ci vediamo nel prossimo video, ciao!